Si parte, signore, buon pomeriggio e un attimo solo. Perché? Perché mi sono dimenticato di togliere il giubbotto e mi dà fastidio far vedere una cosa lì. Buon pomeriggio. E che palle. Ah. Tutto, si fa tutta premura sto cazzo di sta cazzo di casa. Ciao Luke, ciao Gianfi. Musica, Ciao ballo, Sisa, ciao allegria e Alan, ciao concusati Molly. per far festa. Sono arrivato, ci ho finito. Sono uscito di casa alle 8, sono arrivato. Mezzogiorno e mezzo, è tempo di pranzare, docciarmi, infatti c'è la fare ancora casino in camera. Come state, signori? Come va? Io discretamente bene, sono un po' rotto perché sono andato a fare la manipolazione da fisioterapista e mi fa male la spalla che mi ha fatto bel tra tra al collo. Quindi sono leggermente, come dire, scassato. Sono andato dal mio medico, tra l'altro, pure, che va in pensione venerdì. Infatti devo fare il cambio medico. Mi ha fatto un patrascio al collo, sì. Ora ho la rogna del cambio medico da fare. Però oggi mi sono fatto scrivere le ultime medicine. Lei mi ha detto, fai il cambio direttamente giorno 2. No, perché sinceramente significa che già vorrei farlo venerdì, ma probabilmente lo farò già giovedì online, il cambio medico. Voglio fare in modo che queste ricette in farmacia partano e poi faccio il cambio medico. C'ho pure sta rogna. Per il resto va bene, fa freddo della Madonna perché c'è un'umidità incredibile, c'è bel tempo. Ma è da un po' che mi sto facendo manipolare da qualcuno, Felix. Però posso dirlo con. Io sono stato manipolato, vabbè. Ciao Felix. Bici? Bisci. Oggi mi sono svegliato con il collo bloccato, quindi ho preso dei. Va bene, si sa. Ognuno col collo bloccato reagisce come vuole. Io bestemmio, tu vai a prendere dei granchi vivi. Va bene, uno fa quel che può. E allora, sto stanco che mi sono svegliato presto. Ho la sinusite che mi continua a ammazzare, però. C'ho gli occhi pesanti. E caldi della sinusite, semplicemente. Come se avessi la febbre. La testa di Razio Voltaire è arrivata adesso. Ma dovevamo fare l'Eurotrack e non l'ho trovato, quindi non facciamo bus. Quindi è talato. Bus. De bus. Vediamo che cazzo spunta. Vediamo una cosa veloce che alle 3 devo staccare. Però per il resto va tutto bene, grazie. Spero che voi comunque, a parte Sisa che è bloccato, state bene. Io fino all'inferno un paio di palle, sì, tu devi stare innanzitutto devi stare calmissimo e rilassatissimo. Se poi quei granchi ti facevi fizzare il pene era una cosa anche migliore, almeno ti toglievi dalle palle per qualche giorno. Va bene? Allora. Diocco, non devi pinnare messaggi a cazzo, cos'è? È da ieri che pinni. Non meglio non dire. Allora, fatemi fare una cosa, signore. Oggi. No, pagese. Oggi se mentre ero dal medico mi è arrivata. Ho letto l'articolo in cui Sting ha fatto quello che praticamente ha fatto Twitch, cioè un riepilogo del tuo anno di gioco. Vabbè. Pino messaggi significativi. Quante avventure fantastiche, frange Gerla. di azioni Questo è il terzo mese della tanti sub da 3 mesi, vero Gerla? Come se per forza e poco, scusami. volontà. Sono ancora vivo, anche se per Che poco. succede, Gerla? Grazie mille per i 3 mesi. È da un po' che non ci sentiamo. Tutto bene, Gerla. Grazie mille per i 3 mesi che sono quelli fatti di fiducia quando ci siamo conosciuti. Luke, addirittura una parola di troppo, Luke. Attenzione. Una parola di troppo. Devo segnare nel mio taccuino magico. Una parola di troppo. Stai calmo, Liocco. Aspetta un minuto. Luke. Si muova. Tra parente e cibo sono distrutto. Vabbè, vai. Ora poi ci si ripiglia, no, Gerla? Non è. Allora, fammi vedere una cosa. Niente. Dove cavolo si vede sta cosa? Aspetta un minuto. Comunque va tutto bene. L'importante è quello. Grazie ancora per la sub. Evidenza, ah, ecco, è tu anno in replay, ecco qua, l'ho trovato.
Oggi ho visto Joss Whedon ospite da Sapo Sottile. Il mio commento è: ma oddio, Luke, non voglio vederlo. Cioè, ma immagino, perché comunque Joss Whedon ha la sua età. Allora, aspetta un minuto, fammi aprire qua. Prima facciamo una parola di troppo e poi facciamo tutto gli almacazzi, eccetera, eccetera. Non c'ho la D-Block, dai. Disattiva per questo sito, ok. Posso? Oh, che palle, non c'è. Signori, no, prima del battacchio il giorno dopo andiamo a fare subito, immediatamente. Parassitamente una parola di troppo. Una parola di troppo, amici. Tra l'altro adesso sono su Opera, quindi la grafica si è un po' cambiata. Signori, si gioca prima di tutto una parola di troppo. Quindi, caro Luke, classica parola. Basta pingare cose. Ti mando in atmosfera e mi raccomando, Luke. Aspetta, metto suoni, metto in pausa questo qua. Si parte. Vai, Luke. In bocca al lupo, Luke. Per 100.000 punti. Trovami al primo colpo la parola. Siccome questo gioco è stato compatto, inizierei con furto. Va bene, Luke. E io sicuramente è una parola sbagliata. Beh, finisce con to. Finisce con to. Cioè, non è inventare nomi, Justin esiste testa di cazzo. Quindi 100.000 punti in olio, ma per 50.000 la parola finisce in TO, non sarà mai pelato, si sa, però deve decidere Lyoko. Costo, come Iva Gianicchi, costo, andiamo a vedere. Ocio. Ocio, nessuna nuova lettera e nessuna lettera sbagliata, quindi fur cos non ci sono, non c'è come lettere. Furcos. Devo loopare questa musica perché a 2 minuti si interrompe. Hai escluso lettere interessanti. Di cui, ripeto, per chi magari è la prima volta che vede questo gioco, le lettere grigie non ci sono. Quindi c'è anche la tastiera che vi aiuta lì sopra l'impressione. Aia. Io sto in silenzio perché vi lascio pensare. Però gli occhi alle 3 devo chiudere. Manto, una bella colata di asfalto. Manto stradale. Incredibile, signore. Incredibile. Finita la musica, adesso riparto. Incredibile. Non c'è la A, non c'è la O, quindi non c'è una seconda O, non c'è una U. Ma comunque non stanno spuntando lettere. Per 12.500 punti, Luke. Tanto non ce l'ho. Peccato tutto petto. Che bene. Petto, è la parola giusta? No, che cazzo di parola è? C'è la E, c'è, ma non è lì. Non c'è una cazzo di P, non c'è una P, non c'è una T. 6.250 punti, Luke. Com'è misteriosa questa parola, Luke? No, in italiano non è nato.
Quindi la cosa sicura è che la E è o la prima, o è la prima lettera o è la seconda. E tre possibili parole, Alan. Se Luke non indovina questa, appena dirà l'ultima per il suo ultimo tentativo, scrivete le vostre, in caso, idee. Okay. Lieto, fetente manca la I, secondo me ci siamo. È lieto? Era lieto. Era lieto. Bravo, Luke. È stata tosta. È stata tosta. È stata tosta. È stata tosta questa parola di troppo oggi, caro Luke. C'era anche edito e via. C'era edito. C'era un po' di paroline. Ok, Luke, 6250. Dai. Ti è andata di sfiga che... Aspettate un minuto. Sei calmo, dove che sei partito? Poi, fammi fare una cosa. Prego a lei. Io mi sono dimenticato probabilmente una cosa da fare sui punti canali. Oggi non ci sono stato, quindi sto facendo tutto all'improvviso. Devono essere... Ok. Ho riportato a 3 e i punti sono serviti perché erano in 6. Allora, signori. Prima di andare a giocare, e come ha detto Luke, è il momento adesso dell'almanacco del giorno. È l'almanacco del giorno stesso, signori. Iniziamo. Signori, bentornati. Quello che è l'almanacco del giorno stesso. Oggi è martedì 27 dicembre 2022. Sono le 13.53, il 361esimo giorno dell'anno. 53esima e ultima settimana di questo 2022, di cui manco solo 4. Del passato, 4 giorni alla fine dell'anno. I santi di oggi: San Giovanni Apostolo Evangelista, Santa Fabiola da Roma, matrona romana. Matrona romana, questi due sono. Interrompo allora, perché ragioniere, che fa? Batti? Ma zitto, mi deve stare, tu? Stare, zitto, no, dicevo. Io vado a passeggiare, lei? Io la sera. Io posso stare, sì, qui, aspetti. Allora. San Giovanni è protettore dei librai, scrittori, teologi, artisti, templari, i famosi templari che esistono ancora, cartolai e i tipografi. Il proverbio di oggi è... Non c'è. Va bene, non abbiamo un proverbio del giorno. Tutto sballato, qua aspetta. No, non c'è. Non c'è il proverbio del giorno. Ciao Nicola. Cosa accadde oggi? Nel 1908 nasce il fumetto italiano, ossia 114 anni fa, nell'Italia di Re Vittorio Emanuele III e del terzo governo Giolitti, apparve in edicola il primo numero del Corriere dei Piccoli. Nel 1945 venne istituita la Banca Mondiale, 77 anni fa. Giolitti. La moglie di Giolitti è Giolitti, Massima Giolitta, sì. Grazie. Nel 1944 nasce il qualunquismo di Giannini. Io sono quello che non crede più a niente e a nessuno. Io sono l'uomo qualunque. Chiude così l'editoria di Guglielmo Giannini. Non lo so, Luke. Chi è nato questo oggi? Nel 1948 Gérard Depardieu. 74 anni fa. Mentre... Giovanni Floris oggi compie 55 anni. Poi, come sportivi, c'è un certo Roberto Bettega, 72 anni fa, dirigente sportivo, non so chi sia. Quel che non ricordo nel passato sono condannati a ripeterlo, Graziano, non c'era scritto nell'almanacco, non lo so. Bettega, scusami, non so chi sia. Come eventi sportivi a Platini, pallone d'oro, 39 anni fa. Mentre chi è morto oggi, Gustave Eiffel, 99 anni fa, chi ha creato... e che ha creato la Appia di Picchio di Torre Eiffel. Il numero Corriere dei Piccoli. Il 27 dicembre dell'83 Giovanni Paolo II ha un breve colloquio nel carcere di Re Bibbio con il suo attentatore Ali Ajkar, al quale rinnova il proprio perdono. Questa è un'altra cosa. Mora Parigi con Sale Eiffel. Eccetera, eccetera, eccetera. Per la Geri Lux Par 84.
Il sole è sotto alle 8:01 e tramonta alle 16:44. Il crepuscolo terminerà alle 17:17. Il sole e il giorno oggi dura 8 ore e 43 minuti. Finisce qui l'almanacco del giorno stesso. Devo sistemarlo questo almanacco, va bene. Ciao Nicola. Scusami, ti avevo salutato proprio così. No. Mortifelli perché sei seduto sulla torre. Mi spiace. Mi spiace, Luke, per questa brutta fine che ha fatto. Chiudiamo l'almanacco, chiudiamo questo. Nessuno ha riscattato Rob, quindi potrei andare a giocare. Non vado di troppo. Prendiamo tutti i punti che avete fatto ieri. Ok, signore. Ah, vi dico un po' di robe prima. Prima di andare a giocare. Bette con ex giocatore della Juventus, giocò anche nella nazione tra il 75 e l'83, grazie Alan. Ah, Alan, ho ritrovato le carte che ti avevo detto. Sono non in ottime condizioni, ma pessime, di cui potrei utilizzarne 6 su 7. Poi vediamo se trovo un modo per poterle utilizzare e fare un gioco nuovo dall'anno nuovo per i punti. Va bene? Vedremo. Devo trovare il posto giusto. Piccola nota, signori. Abbiamo ieri sera stilato la lista dei giochi del menu, diciamo così. Bravo, si sa, per 41 secondi hai ciccato il bisci. Ho stilato il menu della notte di Capodanno. Cosa vi offrirò come antipasto, primo, cena e dessert durante la notte di Capodanno. La cena inizia alle 21 e finirà intorno all'1 di notte e anche oltre. Quindi la live sarà abbastanza lunga. Ci saranno giochi ovviamente un po' più divertenti. Non vi farò tipo un Fortnite o un qualcosa che possa essere divertente. Insieme a Paul Dallas, e se ci sarà Maca, e se ci sarà qualche altro contro l'EM, non c'è Anti Showdown. Ho detto divertente, ma ho detto boiate, va bene. Non vi dico i giochi, ce li ho qua, però se riusciremo faremo dei giochi divertenti dove in alcuni giochi potete pure intervenire voi della chat, va bene? No, ho detto divertente, Gerlo. Ho detto merda, scusa. Ci godo. Bello Cigatto, il nostro notaio di fiducia che arriva. Ciao Cigatto, bentornato. Catella è divertente perché l'hai pagato 60 euro. No, Catella è divertente per un solo motivo, ti voglio bene, Gerla. Ciao Abba, Penny pendente anche a te, che adesso probabilmente verrà pingato, secondo me, quel messaggio di Abba. Catel è divertente perché è stata la mia unica, ecco, sapeva venire a pingare. La si ha detto. Catel è divertente perché è stato il gioco più visto in 7 anni di canale. Tutto qua. Come stai? È divertente perché è stato. Ecco pure bene. È stato divertente perché il gioco più visto con 700 spettatori più o meno. Tutto bene, ci. Ve lo ripiri, ci, mi raccomando. Poi c'è la battaglia delle sigle. Ti voglio come ospite alla prima puntata, quindi ripigliati. Spettatore. Perché è stato il gioco di serie dove c'è stato un ride il primo ride dei Thermos con 800 persone. Quindi quando si va a vedere le statistiche di Take 85 spunta il picco di spettatori il primo maggio 2020 con Cattel e complotto di Jerry Scott. È orribile quella cosa lì. È veramente orribile. Io mi dissocio da quello che è successo. Prima di andare a giocare a Debussu vi faccio vedere una roba, scopriamolo insieme perché non l'ho visto ancora. Lo Steam Replay, che a quanto sembra anche loro si sono presi di invidia a fare questa cosa, quindi andiamo. Ella, c'è lo Steam Replay, lo trovate nei vostri account di Steam, basta che aprite Steam. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Quindi andiamo a vedere il mio replay di quest'anno su Steam. Vediamo un pochettino cosa si sono inventati, va bene?
Meglio essere in forma il giorno che il tribunale ti chiama per illeciti collegati alla sfida delle sigle. Vabbè. Mi raccomando, ragazzi, sabato 14, segnatevelo sul calendario, sul Tahiki Note. Segnatevi che il sabato 14 alle ore 13:45 più o meno inizia ufficialmente la seconda edizione della Battaglia delle Sigle. Ci sono molte più categorie, ci saranno live in più, probabilmente inizieremo a gennaio e finiremo a fine marzo, forse inizi d'aprile se tutto va bene. Quindi mi raccomando, c'è di tutto e di più. Quest'anno è una Battaglia delle Sigle che pam, fa il botto. Perché sono a testa di cazzo, Nicola, va bene? Quindi segnatelo, sabato 14. Non iniziamo il primo sabato del mese perché c'è Riccardo con la sua 12 ore di compleanno. Quindi Ricky Shimaro. Quindi noi slittiamo di 7 giorni l'inizio. Sabato 14 gennaio alle ore 13:45. Vabbè, Sisa, tu non dire ste cose. Non dire ste cose, Sisa, poi sì. Addirittura, Ricky, mi fai sapere che in caso slitto l'inizio al giorno 7, dipende, poi mi fai sapere. Signori, lo Steam Replay, andiamo a vedere un pochettino quello che ho fatto su Steam questo anno. Me ne fotterò un cazzo, però. Se avventura abbiamo ripreso la compra, non abbiamo bisogno di te. Vabbè. Allora, di quest'anno hai giocato a parecchi titoli diversi. Va bene. Ecco alcuni dei tuoi momenti salienti. The Binding of Isaac non è Rebirth, ma Repentance, 29% di tempo di gioco con 163 sessioni giocate. Vabbè. 40 titoli giocati, 10 nuovi giochi, una demo giocata. 10 nuovi giochi? Tutti questi giochi ho fatto. Fall Guys, 23%, 168 sessioni giocate. Non me l'ha messo in ordine. Vabbè, forse qui ha messo in ordine di percentuale di gioco. Vabbè, non voglio cliccare però. Ho sbloccato in un anno 101 achievement, 17 giochi e 30 achievement rari. Rust non so dove cazzo l'ha visto. Vabbè, che ci siamo tornati quest'anno su Rust per i fatti miei, non in live. 61 sessioni giocate, 11%. Ho giocato 69% col controllo e 31% con tastiera e mouse. Bella questa statistica. Confronto il tuo anno con quello del resto della comunità di Steam. 69 il MAU, esatto, di controllo. No, ma l'ho giocato, l'abbiamo. Paul aveva riaperto il server durante l'anno, ma ci giocavamo per i cazzi nostri, non l'abbiamo fatto in là. Ho sbloccato 101 achievement, la media di Steam è 21, media di merda. Ho giocato a 40 titoli, la media di Steam è 5. La media di Steam è 9 come sessione, vabbè. Nuove uscite. Queste sono io. Sì. La percentuale di titoli a cui hai giocato che erano nuove uscite, giochi pubblicati quest'anno è il 20%, e il 17% è la media dei giocatori medio su Steam. 68% è la percentuale dei titoli a cui hai giocato e sono stati pubblicati negli ultimi 1-7 anni. Beh, basta vedere Isaac. Quasi quanto la media di un giocatore medio di Steam. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Giochi classici, 12%. La percentuale di titoli a cui ho giocato sono stati pubblicati 8 più anni fa. Probabilmente Rust, Gmod, quelle cose lì. E 19 la media dei giocatori medi. Diamo un'occhiata da vicino ai titoli, questo mi interessa di più. The Binding of Isaac, che hai imparato a trasformare le lacrime in armi e hai affrontato problemi di mummie. 21% di sessione, 42 di serie giornaliere. Il maggior numero di giorni consecutivi in cui questo titolo è stato giocato. Ciao Hank. Pomeriggio. Quindi 42 sono i giorni consecutivi in cui ho giocato Isaac. Cioè, ho fatto 42 giorni di fila di The Binding of Isaac. Probabilmente quando quest'anno facevo le daily run. Perché 42 giorni di fila? Sì, eccolo, qui sarà, perché poi a maggio è crollato. Come stai, Hank? 19 achievement sbloccati su The Binding of Isaac quest'anno. Ma bello, ti dice pure. Cioè, nel senso, ti fa vedere gli achievement. Questi sono gli achievement che ho sbloccato su Isaac quest'anno. Fall Guys, sei stato goffo e hai perso molte cose e ostacoli. Grazie. Bellissima sta cosa. Cioè, ti dice proprio le cose giuste sul gioco. 16 giorni consecutivi. Che ero pazzo che ho aperto Fall Guys 16 giorni consecutivi. 168 sessioni giocate. Funziona, va bene, anche bella metà. Due achievement sbloccati quest'anno. Vinci 20 episodi. Sì, ne manca uno per platinare Fall Guys.
Rust, hai passato il 2022 sopravvivendo nel rude mondo di Rust e preoccupandoti del raid offline. Vedi, gennaio e febbraio. Poi non l'ho più toccato. Questa è... Ma con Pollo ho deciso, cioè, per metterlo, sarò a casa nuova e quel computer lì dietro è messo giusto e funzionale, con quello ci faccio il server di Rust. Lo tengo acceso e va di server. Oppure quando voglio giocare a Rust accendo quello e faccio partire il server. O potrebbe pure essere un qualcosa per voi. Avendo poi una postazione fissa col secondo monitor, col secondo computer, pannelli solari e il resto, e quindi non ho rotture di coglione di luce, potrei, se ce la faccio, vi creo un server di Rust per voi, magari per i sub, o poi si vede, qualcosa che potete fare con un server privato, per darvi qualcosa in più, dal tempo che mi sistemo in casa nuova. Forza Horizon 5, quest'anno hai trascorso molto tempo a esplorare il Messico. Non è vero, però sì, effettivamente è stato di più l'anno scorso. Percentuale del tempo su Forza Horizon 5, mese di gennaio, 56% del mio tempo a gennaio è stato su Forza Horizon 5. Però poco. 12 incidenti sbloccati quest'anno. Beh, Cuphead, semplicemente a ottobre col DLC. Infatti non mi dice nulla. Hai scelto nuovamente questo gioco a ottobre. Bello. 6 giorni consecutivi. Immagino il numero di giorni consecutivi in cui questo titolo è stato giocato. Ma io non l'ho fatto una lezione, no. Serve il resto per tutti i sub. Entrambi. 500 sbloccate. Poi qui ci sono tutte le statistiche. Ah, ok, tutte le statistiche con i vari giochi. Euro Truck. Allora, tempo di gioco per mese, Forza Horizon, Rust, Isaac e poi vari giochi, vedo. Ok, 20... Ma bella sta statistica. PUBG, ho giocato a PUBG a gennaio, sono rincoglionito. Ma sto scrivendo dei commenti per ogni gioco esistente su Steam in base a quello che giochi? Sì, quanto sembra sì. Però poi si sono fermati con Cuphead. No, coi Thermos... PUBG coi Thermos... Può essere? No... Non so. Poi qui che c'è? Euro Truck, Forza Horizon, Rust, Fall Guys e gli altri vari giochi. Garry's Mod, Worms, Golf. Questo è con... Di nuovo PUBG. Quiz Time, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Madonna, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Cioè, già febbraio. E Golf e Control. Worms con i Control. Ma abbiamo fatto PUBG forse con i Control. Marzo, tutto Isaac. E poi Counter Strike, no, quella Gmod. Euro Truck, Rust, Golf, The Boost, Quiz Time, altri 4. Queste sono statistiche. Beh, sempre gli stessi sono. 60 Seconds, Z1 Battle Royale. Geometry Dash. Va bene, grazie. Questi che mese di merda. Fall Guys parecchio a giugno. Perché è uscito, è diventato free to play. Isaac. Cuphead, Worms, Quiz Time, vabbè, eccetera, eccetera. Forza Horizon, Fall Guys, Isaac, e poi niente proprio, che luglio pochissimo. Agosto non facevo nemmeno le live, quindi effettivamente non c'è niente. Super Ember Kaboom. E poi vabbè, c'è Stray è quello che ha avuto un bel po' a... Mi sembra strano non ci sia stato Stray. Guarda, Hank, non ti banno perché non c'ho voglia di entrare nel secondo mondo. E allora, Boost World, eccetera, eccetera. Ok, va bene, questo qua. 60% del tuo tempo di gioco con un controller, 17 giochi, 381 sessioni. Ho passato la maggior parte del tempo giocando a questi titoli con un controller. Isaac, 39%, Fall Guys, 33%, Forza Horizon, 11%, Cuphead, 6% e Stray, 4%. Solo per questa volta, anche. Solo per questa volta. La tua serie giornaliera più lunga è 46. Durante questo video hai giocato... Ok, la serie probabilmente in cui ho giocato un gioco su Steam. Da giovedì 3 marzo a lunedì 18 aprile. Credo sia, intenda questo. Durante questo video ho giocato tutti questi giochi. Snowrunner, eccetera, eccetera. Sono i titoli che si è creato di quest'anno. Prima avvio 2022. Tekken, prima avvio 2022. Boost World. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Capitan Tsubasa, devo riportarlo. Questi sono City Card Multiversus, che credo sia morto. Multiversus, non lo vedo più giocare da nessuna parte. Eccetera, eccetera, eccetera. Witch Lane l'ha condivisa.
Come si condivide? Ah, si può scaricare. Vabbè, poi lo faccio. Poi lo faccio con calma più tardi. Signori, questa era quello che è successo sul mio account di Steam. Va bene? Io sono forte in Geometry Dash, però debito in Latin Dash e poi in Philosophy Dash. Io non commento, Ricky, guarda, ci sta. C'è tensione nell'aria, sa. C'è tensione nell'aria. Là. Avviso d'accesso anticipato. È da un anno che sente l'accesso anticipato. In quattro delle icone della cassa di dove lavoro ho messo... che ti fai? Che cazzo vuol dire? Fa lo scontrino, Jerry Scott. Se ci clicchi inizia a dire uno delle casse più belle d'Italia, no? Allora, debusso, andiamo a fare... Che cazzo funziona questo gioco? Io non volevo fare debusso, io dovevo fare altro oggi, però Volterri non c'era. Quando sei arrivato, buon pep, ciao, come sta Quest? Buon pomeriggio. Giochiamo a The Bus, come funziona questo gioco? C'è Santissimo, gioco, non voglio giocare libero io. E allora, modalità di controllo realistico. Si sa da ridere? No, troppo lungo sto. Dove sono i bus? Ah, che man, dai. Ma che eh? Usiamo questo? Enter. Non seleziona un cazzo. Indietro. Vabbè, l'avrà preso. Sono i raccolti, ma molto grosso. Lei che bello debut, non sai mai che pezzo del PC si fonde. Fatti i cazzi tuoi, Nicola. Allora, andiamo a Berlino, è l'unico che c'è, linea e tour. Facciamo questo che è breve, perché io le tre dovrei andare via. Partiamo da qui, giugno, l'inizio 7, tour 4, sincronizza Berlino. Meteo dinamico. Raga, De Bus aveva buggato il vecchio computer, dovete stare calmissimi. E con il nuovo... Io non parlo, però. Al momento ci sono parti della mappa che non ho letto. Premi F1 per inviare i feedback. No. Ah! Ok. Scusa. Ma io... Ah! Guarda come è stato duro. È Rust, è l'omino di Rust. Dio Cristo, ragazzi. Più piccolo. Più piccolo puoi scrivermelo, apri, chiudi la porta anteriore. Sì, bello i FPS. 61 FPS, già là. 61. Voglio vedere gli altri, voglio vedere sto autobus. Ah. Vabbè, dai. Sto camminando sui... Beh, più o meno, dai. Vabbè, è il modello giusto, ve lo dico. Che succede lì? Come succede sto co... Avvia accensione con i... Ok. Ok. Bimba donna, non si è sentito un cazzo. Accendi l'aria climatizzata con la G.
Vabbè, c'è lei con il punto di sotto da solo, vabbè. Adesso insegna galese sto cazzo. Vina fritz. Va bene. Poi. Chiudi la porta anteriore. F8 per chiudere la porta. Stiamo in penna. Quindi con F9 si apre l'altra. No? F7. No? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Tieni premuto il pedale del freno con S. Giù o LT che non ho. Aumenta la marcia con lo shift sinistro. Minchia. Ok. Rilascia fra mano con spazio. Accelera con W. Va bene. Io. Bussola, diglielo. Questi qui non sanno niente. Questi di bussola non è la porta del lato. Bussola. Che... Ok. Ah, FP. Quello l'ho fatto anche io, ecco. E da dove si esce da qua? Cosa c'è in caso? Io non parlo con chi dice che... Dio. Esatto, Ricky. Non è aria. Cosa c'è scritto? E devo iniziare. Ho fatto tutto automatico. Qual è il suono vecchio? 4, 7. E alla linea 100 Tour 4 Alexander Plaza. Fiders. Però dobbiamo. Però devi muoverti. Come cazzo dia. Un applauso alla freccia. Ah, c'è la Lidl! Ma c'è la Lidl! Ma c'è la Lidl! Proprio Lidl! Che tipo di sei? C'è la Lidl! Ma è proprio la, Lidl! No, non c'è la neve, ma... $17. Ma c'è anche McDonald's! Diesel è 1,399. Aspetta. C'è il... No? No, ho sbagliato! Ah! Ah! Ma secondo me hanno le licenze, non credo che rischiano così. Allora, devo arrivare alle 7, sono le? Non c'è un orario. 6:42. Ah, FPS. FPS. Cristo di Dio. Sei che incoglionito sei. Ma la parte con Nvidia fanno fondere le schede video e si incassano la vincitore, quindi hanno i soldi. La licenza, porca puttana. Io passo, ma... Peccato, cioè sono tutti giochi della minchia, guarda come non ce la fa, 40 fps. È bello che col freno a mano, quando metti il freno a mano spunto le cose. Cazzo, no. Minchia come vomiteranno tutti. Più FPS sto gioco che scarlato. Non so, non lo so. Cigatto. Va bene, cigatto. Guarda, 40 FPS 40 FPS 40 FPS 40 FPS 40 FPS
40 fps. Ma c'è sto velo di nebbia qua. E dà fastidio. Grazie, Cigatto. Fa ta. È una canadese questa. Una Kodiak Octane. Kodiak. Senti, problemi grossi sto. Ma quanti cazzi sei Marvel? Allora, esploriamo un po'. Sei dentro per appresso. Posso attenzione? Passa a telecamera di sorveglianza successiva. Ah, si parte. Ok, quella è la telecamera di su. Troppi tasti, troppi. Ah, il limite è di 30. Oddio. Non riesco a darmene da qua adesso. Sì. Aspetta, shift. State calme. Guarda lì, com'era, Qual è il tuo conto? Aspetta, guarda lì. Non va, e come si torna? Com'era la retromarcia? Com'era le marce che cambiamo? Cioè, ecco, aspetta, faccio prima così, guarda. Ok, faccio prima così. Aspetta, faccio prima così. Porca puttana, eh? Stai calmo, Felix. La rete alta F4, va bene. Ma c'aveva il coso canadese, Felix. Qual è il mio goti? Se è una domanda, domanda interessante. Se io devo dire il mio goti di quest'anno è Stray. Stray mi è piaciuto tanto. Per me è stato il gioco dell'anno. Per me. La telecamera, aiuto. Ma che cazzo? Se lo tenga, se compro una Jeep, se... ma porca puttana, se compro una Jeep se la può usare. Tu sei pelato, già. Guarda, sono una persona educata. Stai mi è piaciuto molto. È ovvio che non vincesse, non poteva mai vincere il GOTY quest'anno, però mi è piaciuto tanto. Come non è Milano questo? Non vedi la nebbia? Il tram Filobus 92. Sembra fuori sorprendentemente rosse. Questa è una Montainero. Belle macchine. Quella è una A. Non sapremo mai la vera. Esatto. Guarda Alan, stai rischiando grosso, te lo dico, Ti voglio un bene nell'anima, ma stai rischiando grosso. Il regalo che qualcuno di voi mi ha fatto lo vedrete in live giorno 2, il regalo, Cioè non gioca, non fate live, cioè se vedete il regalo giorno 2, lo apro il giorno di Capodanno. E non ci saranno live domenica, perché facendo la notte di Capodanno non farò live la domenica mattina. Quindi giorno 1 non ci vediamo. Perché tra l'altro giorno 1 ci sono i controlembri, quindi potrei essere decolto. Ma io dove devo andare, ragazzi? Ecco, ho sbagliato. Ma dimmi cosa dove devo andare, cazzo! Stavo parlando, ho sbagliato.
Ho sbattuto nel nulla. Ho sbagliato, devo andare dritto. Ma dimmelo! Adesso che cazzo faccio? Bellissimo tutto. Tutto questo è qualcosa di meraviglia. Ma io come esco da qua adesso? Io devo girare, raga. No, vabbè, io non perché sto giocando a sto coso. Sarà orribile. Guarda tu che devo fare. Ho sbagliato perché stavo parlando con voi. Bene, bene, molto bello. Molto. Devo fare. No ragazzi, calmi, che non sto capendo un cazzo. Cioè, non vedo niente. Giorgio Vasari, Arezzo, 30 luglio 1511, Firenze, 27 giugno 1574, è stato un pittore, architetto e storico dell'arte italiano. Fu artista poliedrico e uomo di lettere al servizio dei Medici, perfetta incarnazione. Non sto capendo un cazzo. Ah, sto premendo tutto, sto andando nel secondo monitor, ha detto. Ah. Ho sbagliato strada, va bene. C'è la fandale qua. No. Ah. È impossibile ci si... Ma quanto cazzo... Vabbè. Guarda, c'è una cosa, aspetta. C'è un problema. C'è un grosso problema. Un grosso. Faccio così. Dio. C'è un grosso problema. Ok. No. Ce la farò. Oh, ce la fa però. Ce la fa. Ok, io sbatto qua. Ok, e se io vado invece direttamente sui binari a sto punto? C'è il palo che mi... Oh, perché mi sono infilato in questo problema, bro? Vediamo se adesso riesco a fare qualcosa. Sto tentando l'impossibile. Non ce la farò mai. Non gira. Aspetta. Aspetta, ci siamo quasi, eh. Ci siamo qua. Ci siamo quasi, vabbè. Forse. Guarda tu. Ma non andare indietro. Non andare indietro da solo. Oh. Silenzio, ce l'abbiamo fatta. Giro tutto. Quasi tutto. Però la telecamera non aiuta. Raga, la telecamera non aiuta. Dio mio, si è fatto col culo, Dio Cristo. Ok. State calmi tutti, state calmi tutti. Fammi vedere una cosa. Non vanno via questi. Ha fatto un caso, un casotto. Calme. Questo, minchia, questo non vai che ci sono qua sopra io. Andata via la luce. Beh. Oh no. Beh. È andata via la luce un minuto, ma
Dove cazzo devo andare? Dimmi dove devo andare adesso. Ma vedi che non mi fa capire un cazzo. Qua, di qua devo andare. Qua, madonna, che mappa di merda che mi mischia le cose. Ci siamo. Questo è il mio casato. Ci siamo. Ci siamo. Ma che palla. A parte, vabbè, lì mi sono distratto io. Vaffanculo. Ma pure qua, ma vedi che sbaglio, raga, c'è un problema grosso, posso dirlo? Perché mi stai segnando qua? Qua non si passa! Ma che cazzo di gioco sto giocando? Ma sono diventato, cioè, non sono rincoglionito io, la mappa là in basso mi sta dicendo di prendere di qua. Ma che cazzo è il gioco, eh? Ma io sto disinstallando. Ma vai a cagare, via, via, via. Pagare. Mi sono rotto le palle di giocare. Cioè, guarda qua, togliti. Via, ciò. Ciò. Dove devo andare? Vedi che mi sbaglia tutto. No, non ho saltato fermo, guarda. Andiamo avanti. No, ma me ne sbatte il cazzo, da poco chiudo. Poco chiudo. Sì. È vero, mi hai fatto cazzo, va bene. Allora, questo non è un gioco simulato. Fammi vedere la mano. Allora. Ma vedi, ma io sono qua. Quindi allora devo andare tutto qua. Ma perché mi fa sballare? Perché mi ha sballato totalmente il navigatore? Devo fare inversione. Ma dimmelo, fa inversione, cazzo. Sbatte il cazzo. Ok. Oh. Così si guida, raga. Ok. Via le palle, via. C'ho un mezzo di mezzo. Cioè, ok, fammi vedere se è giusto. Ok, adesso è giusto. Perché mi sono bloccato qua? Cioè, sarà incredibile. Cioè, non ho capito. Mi ha veramente trollato il gioco. Non ci sono passeggeri ancora. Perché dovevo andare a... cioè, dovevo iniziare il turno alle 7, sono le... le 6.57, tra l'altro. Tutto questo ancora non sono in orario, vero? Ma allora, mi sono distratto... Non l'ho toccato, va bene? Non l'ho toccato. Non l'ho toccato. C'ho premura, c'ho. Oh, non l'ho toccato! Sì, molli, dimmi. Dimmi, Mollica, cosa c'è? Adesso sì! Tu vuoi chiamare che cazzo che vuoi, Gerla, va bene? Oh, allora, questo... Devo andare dritto! Ma non fermarti! Ma io ho dato un colpo e partito a tappo, era incredibile questa. Cioè, appena superato il rosso, appena superato di un millimetro di semaforo è partito. Si è fermato adesso, non ci credo. Qui devo girare.
Oh. Adesso navigatore. Scaffale, esatto. Dove devo andare? Qua. Ok. Ci siamo. È giusto. È la strada giusta. La strada giusta. Va bene. Che ci succede? Siamo. Sono le 6:59. La giornata ci sorride e siamo all'inizio del nostro turno di lavoro. Va bene? Il taxi uguale. Siamo in tangenziale. Fammi vedere una cosa. Minchia ancora quanto ci vuole per arrivare. Minchia quanto ci vuole per arrivare. Ho detto minchia. Ho già detto minchia. Porca miseria. Dove cazzo era la rimessa? In Afghanistan? Porca puttana, c'è una dove avere. Che cazzo qua. Se parlo devo essere sincero. Esatto. Non me l'aspettavo, ho detto sbatto, vero? Ovviamente, ovviamente ci stiamo fra la rossa, se vabbè. Come puoi dire? Come puoi dire una cosa simile? Che auto è questo? Sì, dovevo arrivare alle 7 Alexander Plaza, sono le 7:00. Ce la faccio. C'è il pitonale qua come clacson. Sì, ma non funziona. 20 ore di semaforo rosso. Porca puttana. Ma che è? Non ci arriverò mai in orario. Io farò sta like, chiuderò la like e sono arrivato dove dovevo partire. Oh, qui c'era così a bus. Io vado di qua. Guardate, tutto scritto bus. Che ci fa quella macchina lì? Scusa. Tutto a posto, ragazzi. State tranquilli. State tranquilli. Bus. Tranquilli, è tutto a posto. Ma c'è una strage di auto qua. Ma porca puttana. Porca puttana. Ok. Nice. Yes. Che? Stavo capottando, no? Sta fermo tu. No, no, non è Europa. Cazzo, cazzo, cazzo. Non è Europa. Certo, Nicola. Che cazzo si fanno le curve? 10? Eh? Cosa ti insegna a scuola questo? Frenata ha fatto davanti, poi sono io. Qui non posso andare oltre che c'è strada doppio senso.
Va bene, sì. Cazzo! Bello, eh! Bius! Sono in ritardissimo! Gli FPS che calano sempre, bellissimo! C'ho sta patina davanti, ragazzi, da un fastidio, sembra che c'ho le cataratte, vero tu? Cazzo! Che sta per dire sotto? No, ma adesso ho capitato. Ma fammi. No, non è vero. Una certa età, vabbè. Bus. Io vado dove c'è il bus, mi infilo. Non ho messo sotto nessuno, dai. Oh, la prima fermata. In ritardo di 5 minuti. Prima fermata. Adesso si fa serio, pulito. Ci sono persone. E la freccia. Che cazzo sì. È Torino perché passo col rosso, esatto. Sì, sì. Prova insegna Bad River, Sofì. Segui il navigatore fino alla prossima destinazione. Ah! Scusa, non devo aprire la porta qui. No, c'è un cazzo di nessuno. Ok, siamo ad Alexanderplatz. Ok. Adesso devo fare un'inversione. Si fa, ovviamente. Così. Di cattiveria. Oh, mi ha detto lui di farlo, eh? Ah, ma è la pista ciclabile, vabbè. È la ciclabile. C'ho delle ruote. Alexanderplatz. Auf Wiedersehen. Giro la ruota. Allora. Ok. Ci siamo. Tutto sto bordello, pensa. Bene. Iniziamo il nostro turno di lavoro, fermati qui. Ah, la telecamera. Ciao. Ciao. Moin. Benötige einen Fahrschein. E allora, tu vuoi un biglietto, come si fa? Ok. Biglietto 24 ore, Berlino AB, 24 ore, 8,80. Con la carta, incredibile, impressionante. Oh. Terminale per le carte. Bellissima sta cosa, incredibile. Incredibile, il futuro del gaming. No, si sa. Vabbè, minchia Alan, devi stare attento. Dai, dimmi se non è Alexanderplatz, Alan. Guarda, quella è la chiesa di Alexander.
Spandauer Straße, Marienkirche. Va bene, sì, ma la fermata in curva. Come si apre la porta? La porta dietro? Ah, si apre automaticamente, ok. Vediamo. Hello. No, non si apre automaticamente, ma sono chiuse le porte. Aspetta un minuto. Come si aprono le porte? Vabbè. Ma non si apre, ma è da truffa! Non si... Aspetta. Boh, sembra strano, non si apre, però proveremo dopo. Grazie a questo. Comunque lascio questa perla che devo... Ciao Quest, buon pomeriggio, grazie sempre per essere passato. Disabilita accesso alla porta con F7. Ah, non l'ho tolto. Vabbè, devo togliere tutto. Vabbè. Questo non è la ciclabile, questa non è la corsia degli autobus. Non è la via Pisa, c'ho la corsia presidenziale. Bravissimo Nicola! Minchia, mai nessuno ha fatto questa battuta negli ultimi 10 minuti. Io vado, ragazzi. Io non ho tutto il giorno per stare qua. Io tra poco devo staccare. Tanto è stato fatto all'improvviso questo gioco. Non è la mia intenzione farlo. Mi hanno messo che non posso scendere da solo. Cioè ha bisogno. No, la mia intenzione di oggi non era, teoricamente non dovevo fare la live, infatti non c'è schermo. Non si apre la porta dietro. Non ha proprio i tasti, cioè non si... Sì? Non so come scendere tra l'altro. Non è brutto il gioco, eh. Cioè nel senso, è che è fatto con il culo tutto qua. Cos'è sto portello? Fatto con il culo, peccato, perché sennò sempre là, ogni volta che gioco il simulatore di autobus dico sempre un gioco di autobus all'Euro Truck, quindi con... è bellissimo, ma ha troppi problemi sto gioco. Veramente troppi problemi. A parte non è possibile che mi hai tolto le cose per aprire la porta le porte dietro. Cioè non ha minimamente senso. Fanno solo salire, fanno. Morgen. 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 Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Kartoffeln. No, vabbè. Andate dopo. E adesso tutto tranquillo adesso. Vabbè. Volevo vedere cos'era sto coso qua. Ah, è Cloud Tachigrafo, questo lì. Ah no, è là sotto il Cloud Tachigrafo. Che cazzo è sto coso? Scorreggiato uno. Avete visto ragazzi, io con i passeggeri guido pulito, non vedete a fare pulito, serio, così la professionalità.
Ok, sono entrato pure in lì. Cosa? Pulito come un po'. Stai calmo. Pulisci della bocca quando parlo. Allora, non so cosa sia successo lì. Ok. Non so cosa sia successo. Moin. Moin. Per favore parti, c'è scritto, perché sono in ritardo. Moin. Sì, 7-7, 7-4, minchia, sesso, via, via, via. Devo recuperare, eh. Devo recuperare. Ho 8 minuti di ritardo, non so come recuperarlo. So io come recuperarli. Vado. Non metto manco più il freno a mano, guarda. Dobbiamo recuperare, dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare, dobbiamo recuperare. Dove va? Ma non si trova. C'è nessuno. Attiva, si toglie il freno di emergenza, via. Perché non apre le porte dietro, quindi come la gente sa. La puttana ladra. Sono in ritardo, sono in ritardo. Volevo salire sul marciapiede e tagliare di là. No, si è attivata adesso. No, forse devo andare di qua. Buongiorno, 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 buongiorno. Lei e famiglia, buongiorno, 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 buongiorno. Taxi? Buongiorno. Devo recuperare. Io continuo il trasloco, se riesco a cercare. Ciao Ricky, buona continuazione. Stiamo recuperando. Io sempre. Cioè io già penso quando tocca a me farlo, quindi. Almeno 2-3 mesi ci vorranno prima che finisca il trasloco. No, 6 minuti, dai, stiamo recuperando. Yeah. Che cazzo sta succedendo? Perché fa così? Cioè, che cazzo? Richiesta biglietto singolo. Quantità 1. Contanti, teorico. Prezzo 3 euro. Ok. Recuperando. Via, 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 quanto siamo? Di nuovo 7 minuti. Ai. Abbiamo recuperato un minuto però. Un minuto di ritardo l'abbiamo fatto. 7.13, 7.18. Devo recuperare. Platz der Republik. Plaza Republic. No, fondela. E recuperiamo in ritardo. Abilita accesso porta con F7. Vabbè. Morgen. Morgen. Me l'ha fatta aprire adesso. Ich benötige einen Fahrschein.
Was kostet das? Es kostet biglietto singolo 2 3 80. L'ha aperta adesso le porte dietro? Non le ha aperte, manco per il cazzo. Disabilita accesso alla porta con F7. Non capisco sta mania di dover disabilitare le porte. Sono tutte parcheggiate, qua è bellino. Devo recuperare tutto il ritardo che ho perso. Che ho fatto per quando. Ma che cazzo faccio di qua? Haus der Kulturen der Welt. Ma non è vero, raga. Fatto cadere. Hi. Dai, se si è fatta male. Guten Morgen. Ma salgono da dietro, ma la porta è chiusa? Ma si sono aperte adesso, quale magia. Ah, si sono chiuse automaticamente. Figo. Figo. Ok, ho capito. Loro le aprono, cioè, come se le aprissero loro quando abilito l'apertura della porta. Ora la volta che arriva la fermata apriamo F7 e poi apro la mia. Tipo è come sul treno forse, che premi e si apre. Dopo si chiude automatica lì. Non conosco questo modello di autobus. 4 minuti. Dai. Uccidendo della gente. Bonjour tout le monde. F7. Ok, si è aperta dietro. C'è molto articolato, mi piace queste cose, vedi, apri la. Prego. Col telefono, ragazzi, col telefono. Berlino, biglietto singolo, 3 euro, quindi così. Terminale per carte. Bellissima sta qua. Arrivederci. Bellissimo veramente, guarda. Cioè sto rimanendo piacevolmente sorpreso da queste cose. Cioè si, come simulazione è perfetto. Come simulazione è perfetto. Minchia, con carta, con telefono, decidi scontante o con tarco, con carta devi metterlo tu. È bellissimo. Minchia, però graficamente è ottimizzato ed è veramente orribile. Veramente orribile. Salve. Sì. Si fa quello. Ok. Se possiamo andare subito. 5 minuti di ritardo. Lo so, è rosso, non ne farà niente. Saluta Yeye. Yeye Brad. Da qua. Che cosa? Sbagliato un po' di robe, però faccio così. Opla, niente che non si possa sistemare. Rotatori, peggiori nemici dei guidatori. Abbastanza lontano. Una cosa che mi fa ridere è che sono sempre gli stessi modelli di persone. Cioè, sono sempre uguali gli NPC. È sparita una macchina davanti a me. Occhio. Buongiorno. Ma lo sapete che non gioco in maniera troppo simulativa, eh? Certo che metto la freccia, Hank. Il codice non c'è tutto. Sì, subito. Berlino AB, biglietto singolo. No,
non è biglietto singolo. Torno indietro. Vuole lui un 24 ore. Ok. 8,80 con carta. Terminale per carte. Senti la carta. Ta, 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 ta. Metto la freccia perché sto per mettermi di nuovo in strada. Le frecce bisogna usarle. Bisogna usarle. Non è che le frecce sono solo per gli indiani. Semaforo rosso, amici ascoltatori. Devo recuperare, devo recuperare, devo recuperare. Sto recuperando, ragazzi, sto recuperando. Oh, sono andato un po' lungo, però va bene. Non ha preso bene il freno. La mia guida sportiva li sta usurando. 4 minuti e 30 di ritardo. Ne avevamo 8, eh. Ne avevamo 8. Oh no, qui sapendo dove arrivare mi hanno messo i paletti. Non posso passare. E niente, qui dobbiamo rispettare il semaforo. Vedo andare a far merenda. Ma cosa sono? Ma sono andato al punto delle galline queste. C'è un comando per poter uscire da io e andare. Preferisco di non saperlo. Cioè che stiamo andando a destra, stradina piccola, la prendiamo piano piano. Prendo un ingombro di polse 12 metri, dobbiamo girare, perfetto. F7, F8, andiamo un pochettino. Buongiorno signora, tutti col telefono in mano, tutti col telefono in mano, tutti. Partiamo. Il semaforo mi ha fatto arrivare a 5 minuti di ritardo. No, non recupererò più sto ritardo. Non lo recupero più. Bayreutherstraße. Hanno suonato il campanello. Cioè lo stop acceso che è il campanello. Che non sento suonare però. Dovrebbe esserci la spia del campanello. Perché mi giri qua? Sei caldo. Ma sì, a lei e famiglia. E allora? Un biglietto 24 ore, quantità 1. Ok, sono 5, 6, 7. Ok. Minchia il resto io in rotazione. Allora, lo stop si è spento. Voglio vedere se c'è una spia di stop quando suonano il campanello. Sì, è l'altra quella. C'è la spia. Buongiorno, benvenuti a Monopoli. Sì, oh, sono. Sì, le due spie là sotto. Sì. Perché due spie che si accendono quando. È verde, è verde! Verdissimo! Veramente. E infatti si spengono, sono queste due qua, sì. Perché, non capisco che due. Biglietto per viaggio breve, quanto specifico. Con 2 euro con carta, sì, non siamo mica qua.
come in Italia che lo, le vogliono fare tutto pure un euro con carta. Sì, ciao. Tedeschi di Germania. Via. Si parte. Sempre semaforo rosso. 4 minuti di ritardo. 4. Il mio obiettivo è arrivare a, veramente a dimezzare il ritardo che avevo, che era di 8 minuti. Al momento c'è, però. Non so, stiamo uscendo. Troppo veloce, Fabio, troppo. Ce la faccio. Hai monopattini. Hai monopattini. Come a Roma. Ma stanno scivolando là davanti. Ma è l'ultima fermata, abbiamo finito. Itinerario completato. Ok, possiamo uscire. Pattinano, Felix. Dai, alla fine 4 minuti di ritardo piuttosto che... Che cosa? Cosa succede qui non lo so. Dai, ce l'abbiamo fatta. Peccato che è molto in accesso anticipato ancora. Veramente è molto in accesso anticipato. Nicola? Forgogna TV. Chi dobbiamo fatturare più di Milano e ci ritroviamo un'azienda di trasporti pessima. Ci nemmeno cefalusi meriterebbe. Guarda, guarda Nicola. Non parlare di cefalosi degli autobus che abbiamo, perché mi sale l'embolo in testa, te lo giuro. Mi sale letteralmente l'embolo in testa. 4 minuti di ritardo, ma con 3 milioni di euro di danni. No, tutto quello che ho fatto fuori turno non conta. Entusiasmo ante viaggio, io mi sono divertito. Cioè, allora, ripeto, è un ottimo simulatore di come funziona un autobus. Avete visto, tipo, non mi ricordavo i tasti per cambiare, però bastava andare là, mettevi per cliccare sul cambio automatico. E quelle, cioè, è molto simulativo, veramente ti fa fare quasi tutto quello che potesse fare veramente su un autobus. E ripeto, io sono del mestiere, le so. Ma graficamente è orribile ed è ottimizzato con il culo, ed è quello che mi incazzo io, che non c'è un cazzo di simulatore decente di autobus. Uno cioè Bus Simulator 21 è ottimizzato bene e graficamente bellino, ma non è così simulativo come questo, e quello è il problema. Questo qua è perenne accesso anticipato, quindi potrebbe, si può pure sistemare, ma bisogna vedere. Aspetta. Anche se di mestiere, meno male che non guidi in quella maniera. Ma io non guido in quella maniera. Io quando guido sono un vecchio novantenne, quasi poco che guido. Cioè, nel senso, piano. E ho ucciso ben 15 persone e fatto danni per 8 milioni di euro. Cos'hai da dire sul discorso? Ma ancora 5 minuti viene sentito. Scusa, mi disturbo, può andare. Esatto, funziona esattamente così. Allora, signori belli, io un po' di prurito all'orecchio. Sto guardando qui, non c'è un caso di nessuno. Io vi saluto qua. Tanto devo contattare LFE per fargli fare un lavoretto al canale. Fatemi vedere una cosa nella schedule per capire un po' di robe. E allora, oggi è la random game, va bene, con la Lanefox. Domani è di nuovo un random game. Non so cosa farò, dipende sempre da chi c'è e chi non c'è. Giovedì c'è segnato Fall Guys, ma l'ho fatto ieri, potrebbe esserci Euro Truck. Allora, domani, ragazzoli belli, vi avviso sin da subito, potrebbe saltare o addirittura iniziare più tardi. Oggi sono riuscito a farla prima, cioè a farla all'orario, in orario praticamente. Quindi vediamo domani sono a Castelbuono, andare a saldiamo metà della cucina e andiamo a vedere i divani per la casa nuova domani mattina, quindi potrei tornare tardi, in caso vi faccio sapere su Telegram, sul canale Telegram, se ci sarà la live, come ci sarà. Sicuramente ci sarà giovedì e venerdì. Sì, tanto giovedì io stavo pensando una cosa, fisioterapista ce l'ha alle 6 di pomeriggio, giovedì gnocchi, genere gnocchi,
E poi ricordo sabato la live pomeridiana normale all'1:30, l'ultimo dell'anno, per chiudere insieme il 2022. E per chi non c'è la sera, e poi la sera, ripeto, sabato sera 31 dicembre dalle 21 in poi passeremo il capodanno insieme con giochi vari e divertenti. Va bene, signori belli? Sigla finale. E finisce qui questa live. Quindi, io vi auguro, signori belli, un buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata, grazie per avermi seguito, ringrazio Gerla per la sub, terzo mese di sub, io vi aspetto quindi, domani teoricamente alle ore 13:30, vedremo cosa fare, vai a fare in culo Sisa. Sto facendo mente locale che sono più confuso che persuaso. Sì, domani alle 13:30. Niente, oggi cos'è? Martedì. Luke è ancora in vacanza, quindi c'è Costantin alle 22. Quindi Ricky non si sa. Buon pomeriggio. Ciao, 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 ciao. Siete tutti belli, tutti, tranne quella testa di cazzo di Sisa. Ciao, 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 ciao.